Il bollettino dei morti sul lavoro continua ad aggiornarsi con cadenza quotidiana. Nei primi quattro mesi del 2024 siamo già a 350 vittime. Tra questi si contano i 7 morti per l'esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana, uno degli incidenti più gravi e drammatici dell'ultimo periodo. Era la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 quando a Brandizzo, in Piemonte, un treno travolse e uccise 5 operai al lavoro sui binari. Ma accanto alle vicende più clamorose resta il bilancio giornaliero di una strage inaccettabile, come hanno ribadito i sindacati in occasione del 1° maggio. Tra le richieste rivolte al governo, quella di aumentare gli stanziamenti per le ispezioni, superare le gare al massimo ribasso e i subappalti a cascata. A diffondere i dati di infortuni e incidenti mortali è, come ogni mese, l'INAIL, che pure evidenzia un lieve calo nel primo trimestre, meno 2,6% rispetto allo scorso anno. Una flessione troppo piccola per essere considerata una buona notizia, anche perché riferita a un periodo di tempo troppo limitato. Ai numeri dei decessi si devono aggiungere le denunce per infortunio, 145.000 in 3 mesi, anche in questo caso sostanzialmente stabili sull'anno precedente. In tutto nel 2023 i morti sul lavoro sono stati 1.041, quasi 3 vittime ogni giorno. Un monito per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori è arrivato oggi dal capo dello Stato. Mattarella ha ricordato i 43 minatori morti 70 anni fa a Ribolla, in Maremma, nel più grande disastro minerario del dopoguerra in Italia. La memoria di quella strage, dice, sia da monito per applicare ogni giorno i principi della nostra Costituzione.